un'eliminazione diretta, ti aspetti un atteggiamento diverso? Fino a quella linea. Il pallone è troppo alto per Mandžukić, viene rilanciato da Caldara. Il seguire involontario il tocco di Petagna, tra l'altro il pallone è rimasto tra i piedi dei giocatori della Juventus. Dybala manca dal 2 ottobre, oltre 3 mesi, lo ha segnato contro il Napoli, 3 le realizzò. C'è Lichtsteiner, lo chiude Spinazzola, il cross, la deviazione di Mandžukić, il palo da deviare in rete con la pancia. Eccolo lì, scivola Caldara, Mandžukić non si aspetta probabilmente questo infortunio, non deve farsi schiacciare l'Atalanta. Rincon, il cross, il colpo di testa di Caldara. Asamoah nello spazio, ancora a cercare Dybala, la chiusura di Toloi, poi Grassi. Caldara, sale il pressing della Juventus, Masiello. Con l'azione c'è il tocco di Dybala. Quello è decisivo, da imprevedibilità. Una difesa 5, perdi sostanza in mezzo. Marchisio, Pjanic perde questa volta il pallone sull'attacco di Caldara. E Rincon, che ancora una volta fa valere le proprie qualità di ruba palloni. Il colpo di testa di Toloi, poi il Conco. Caldara. Conti, va poi Rugani. Il colpo di testa ancora di Caldara. Arriva a Sturare. Cerca la deviazione adesso da Alessandro, il colpo di testa ad allontanare di Barzagli. Arriva un altro colpo di testa, questa volta di Caldara. Hernanes prova, mancano 10 minuti al 90esimo. Caldara. Atalanta che ha totalizzato 35 punti nel girone d'andata. Allora viene servito Conti. Toloi indietro, si ricomincia da Caldara. Non butta il pallone l'Atalanta. 89esimo minuto. Caldara prova ad alimentare l'azione d'attacco dell'Atalanta, a creare qualche pericolo alla Juve. Avanti va a cercare Mandžukić, il colpo di testa è stato di Toloi, poi ancora Mandžukić, di nuovo cerca di andare verso la bandierina, si allunga un po' il pallone Caldara, lo calcia dove c'è piano giallo nei confronti del difensore centrale dell'Atalanta.